non può aspettare il nostro prossimo ospite. Lui è un esperto del cinema, anche perché il cinema va rispettato, ci vuole educazione. Per esempio al nord c'è molta educazione. Io una volta sono andato al cinema, a Milano, ma già di fuori al cinema c'è educazione, troppo, mi sembra troppo. Io capisco dentro al cinema, ma fuori no. Ho chiuso lo sportello della macchina, pum, uno, shh, silenzio! Ma che silenzio? Stiamo fuori al cinema, che silenzio? Shh, silenzio, bisogna fare silenzio! Dico, ma entreremo tutti, alleluia, alleluia. Per esempio io sono stato a Napoli, in sala, al cinema, un silenzio, un'educazione. Si è accesa la sala, c'ero solo io. Che giustamente i napoletani i film si masterizzano. Però non mi voglio dilungare, andiamo avanti, vi sto per presentare, lui è un esperto, come ho detto, un critico cinematografico, il nostro professor Gianalberto Favitta. Eccolo qua. Bene, professore, vedo sempre con degli strumenti di alta tecnologia, bello, questa è Manuela. No. No, c'ha il criceto dentro che fa girare il disco. Ma questo non gli serve più, gli è passata nonna. Perché, che c'aveva? A discopatia. Ah, pensi, io pensavo che c'era l'aria del disco. Comunque, bene, buonasera, che ci ha portato questa sera? Qualche cosa, dica. Sì, tu, un bel film? Sì, l'ho sputazzata? Sì, allora, per cortesia, vada avanti. No, perché che cosa fa? Io sono dovuto andare dal dermatologo l'altro giorno, lo sa? No. Sì, dal dermatologo, prego. Buonasera. Sì. Ecco. Sì. Sono stupido, io ho dato la mano e poi me la sono leccata. Sono stupido. Certo, prego, certo. Vada avanti. Certo. Sono allora, stupido. Sì. Allora, il film di oggi. Sì. Il film di oggi. Ma non c'è il disco poi? Io mi chiedo perché lei viene con... L'altra volta non si sentiva, erano qui, non c'è il disco. C'era. Poi si è mangiato, è un mangiadischi. Stasera sta in forma strepitosa, bene. Che ci ha portato stasera, mi auguro, non il film dell'altra volta. No. Bene. No. Facciamolo insieme, prego. Non il film dell'altra volta. No. No. Due cretini che parlano di cinema, prego. Dunque, il film d'arte è un film d'arte, intellettuale. Politico. Ah, quindi va ruba. E che può fare solo lei? Ma faccio un quest'altro. Pensate. Che il film quando uscì diede scandalo. Sì. Fu vietato ai maggiori di 70 anni. Come? Ci da pochi prendeva il coccolone. Ma come ai maggiori di 70 anni? Ma che state, magari non di 70 anni. Ma che film è vietato ai minori di 70 anni? Allora, questo è un film, dicevo, scritto dal grande regista John Long, che è un seguace di Andy Warhol. Scusi, e Andy? Andy Warhol. Ah, beh, certo, adesso è più chiaro. È tutta quella corrente cinematografica, sì, che è stata la peep art. No, per cortesia, no, non si può... No. Ah, no, scusa. Ma lei si sbaglia spesso. No, ma deve toccare. Non la tocca. Ricordiamo Andy Warhol. Il più grande film di Andy Warhol è stato To Sleep. Pensate, un uomo ripreso per 24 ore mentre dorme nel suo letto. E qui, John Long che cosa fa? Ruba la forma della pop art, ma ne cambia i contenuti. È un film sulla solitudine. Sì. Sì. Quest'uomo solo. Sì. A casa. Bene. Sì, che rifugia quell'America puritana, quell'America del maccartismo. E allora per protesta? Sì. Si barica nel salotto. Si chiude, si sbraca sul divano, accende la TV e per 24 ore si guarda un programma con la ciccia bassa. No, per cortesia! Sì, vado via. Sì, la ciccia bassa. La deve far finita. La ciccia bassa. Mi dissocio. La ciccia bassa mi dissocio. Vieni il meglio. Che è il meglio? Ma immagino già qual è il meglio. E questo per 24 ore sul divano mi fa di cotte e di crude. Gli sabbottano l'occhi proprio. Gli sabbottano. Ma io credo sul divano da solo, non solo gli occhi gli sabbottano. Comunque, venga avanti. Gli sabbottano gli occhi. Sì. Ma purtroppo sì, ha girato solamente un film. Meno male. Perché prima è diventato cieco. Certo. E poi è morto disidratato. Per forza, è certo. Lo so. Ma comunque, il film. Sì. Lo possiamo... Ecco, no, non ci serve di sapere il titolo. Il titolo lo devo dire. Si deve sbrigare, cioè sì. Si va a piare residenza, una mano che fa, fatto andiamo. Il callo! E dove si può vedere? A via Casilina 127. Citofonare? Ad Assuntina Citronella, che è mio nonna. Sì. Ma suonare una volta sola perché no, lui si sbaglia e crede che è il postino. Ha capito il postino? Ma no, ma che fa? La spiega! Perché il
blim blim, e una volta sola. Vada via. Venite. È corto sì. Per maiale sono una volta sola. Per maiale manco suona, quello c'ha la zampa di porco.